Grazie, grazie a tutti di essere qui, un piacere per me essere stato invitato. Avrò un periodo che, secondo me, ha senso per la Chiesa. Dico, troveranno qualcosa due sponde, ripide e dice sponde. Accanto al fiume riconosce i miei piedi, e in esso non temo a camminare. Dico, nel fluire delle piccole cascate, siedo sopra la roccia ad ascoltarmi, ad accogliere il silenzio, come compagno di via. Parlo con il vento che sto a fuori a rispondermi, e mi avvolge in forte e umile braccio. Altro non cerco, e non mi cerco, amore è questo. Non attendo il cammino, è in me. Mi circonda, non fa luce da tanto al mondo e finanche nella notte. È la bellezza del silenzio. Nel periodo della città classica, ha avuto
voce da Calem, che significa chiamare, invocare a sé, attrarre, o i confini di una dimensione che si tratta di superare, che si vuole superare. Bello è ciò che chiama a valicare un limite entro il quale l'esistenza sembra priva di qualcosa, e sembra incompleto. Ecco, ad esempio, Mannara, che invece, in Vita Attiva, che è un libro sulla crescita, sulla crescita, scrive che nella Grecia classica i poeti e i creatori di bellezza, come tutti gli indugi, cioè tutti in qualche modo creano, diciamo così, agiscono nell'orizzonte di libertà e si apre contro i confini delle mura di casa, dentro cui si promette solo al necessario e alle condizioni materiali del vivere. Ciò che i poeti creano, ad esempio, la bellezza è. Dunque, non ha a che fare con il necessario la bellezza, ma con quella peculiare libertà greca che si staglia oltre i bisogni e oltre il mero vivere. Una libertà che non è fuga da ogni impegno, misura, limite o condizionamento, ma al contrario è la libertà che, oltre il recinto domestico del necessario, conduce al centro della polis, al lavorato, allo spazio politico in cui la natura umana può trovare completa espressione. Quindi bellezza nella Grecia classica è parola, scindibile dall'idea di armonia, di proporzione, delle parti, di misura, da cui si aderiscono anche l'idea di giustizia, di valore, di sapienza. Cavalca de Ross, il famoso, diciamo, famosa parola, la celebre frase, diciamo così, che mette insieme bello e buono, è il riassunto un po' della concezione della città che arriva della bellezza della città. Quindi, insomma, da qui si parte per realizzare il bello. Per Platone, il bello è ciò che offre all'occhio e alla mente proporzione, armonia, ordine e misura, in modo che la realtà degli elementi si sfonga in grande e si componga in un tutto plasmato e ordinato dalla vita dello spirito, il quale, liberandosi gradatamente da tutto ciò che è corporeo e sensibile, può essere tratto verso il bello in sé, verso il bello interno. Ecco, diciamo, la bellezza per Platone è ciò che si innalza e che all'idea del bello. È qualcosa che va al di là della fisicità, insomma. Per Aristotele, gli elementi del bello invece si caratterizzano sempre nella concezione greca dell'armonia, in un senso di ordine, di proporzione e di limite. Voi dovete sapere che si pensa nella recita classica il limite è ciò che è perfetto, il limite è il limite perfetto. Noi chiaramente attraverso il cristianesimo giochiamo una posizione un po' diversa, però ciò che è limitato, è definito, è proporzionato, si avvicina alla perfezione piuttosto che l'infinito. Dice per Aristotele, per esempio, la fonte del bello è nel senso innato del ritmo, dell'armonia, dell'istinto di intenzione. Prendendo Platone, l'arte, quindi l'espressione del bello, è l'imitazione della realtà che a sua volta è l'idea, quindi è un'imitazione dell'imitazione. Quindi Platone non è colui che fa dell'arte il suo punto di riferimento principale, diciamo così. Chi invece dà un approfondimento più specifico all'idea di bello è Plotino, che sta trovando, diciamo, tra la formazione cristianesima e quella della città, in cui si comincia a mischiare due elementi, per cui il bello non è la simmetria, ma è ciò che esprende la simmetria. Una statua bella della curva che l'arte ha introdotto, per esempio. Il bello è l'intuizione dell'artista, il suo genere che crea unità tra le parti molteplici in un oggetto. Quindi l'artista è il bello, prima che dà ciò che si trova nella strutturazione dell'unità. L'arte non è più imitazione per Platone e Aristotele, ma creazione e intelligenza. Questa teoria viene presa anche nella scienza.
livello del, diciamo così, del livello minimo, poi si giocherà a livello quantico, su cui sarà il volume della proprietà. Nei termini moderni, per ritornare a questo, invece non si parla di bello, si parla di bellezza, diciamo così, adesso, in maniera più soggettiva. Dopo la grande rivoluzione, tra virgolette, soggettivistica di Kant, il bello non è il bello oggettivo, ma il bello soggettivo in maniera molto più definita, molto più razionale. Quindi non è bello ciò che c'è, non è bello ciò che piace. E questo è solo essenzialmente razionalista, non è tanto soltanto soggetto, ma anche l'altro soggetto. Saremo noi quindi a decidere ciò che è bello e giusto, grazie a questa, questa concezione della soggettività del bello è diventata determinante fino alla fine dei giorni nostri. E dunque abbiamo detto che per Kant riassumendo tratta il bello in questo bel libro della critica della facoltà di giudizio, è bello ciò che procura una soddisfazione di carattere universale, non esprimibile mediante concetti. Ecco, qui si incomincia ad avvertire i primi settori romantici della filosofia moderna. Quindi il bello è, diciamo, questa caratteristica libera dal fine utilitario e morale. Le cose non sono belle per la loro intima costituzione, come la ricerca, che in se stessa resta non sconosciuta. Perché la stessa sconosciuta, perché Kant dice che noi si può conoscere solo l'apparenza delle cose, come noi vediamo le cose, sul fenomeno che noi è qualcosa che resta conosciuto, sconosciuto, diciamo. Ma perché sono capaci di eccitare, perché sono capaci di eccitare il tempo in maniera armoniosa con tutte le forze spirituali. Ecco, in Kant quindi c'è una delineazione del bene, nel senso soggettivistico, tuttavia si comincia a intravedere questa esigenza, soprattutto nella descrizione del sublime, che distingue totalmente perché questa esigenza, insomma, non c'è in mente del fatto che c'è. Ecco, vorrei fare una piccola considerazione che credo, non ci sarà neppure questo vago generico escursus attraverso alcuni relatori della filosofia, dicendo che spesso il bello è considerato qualcosa che sfugge un orizzonte, qualcosa di gioioso, qualcosa insomma che da vivere in maniera diciamo così godibile, come qualcosa che ci dà piacere. Io credo che la bellezza sia nella forma dell'opera d'arte, dell'espressione sotto forma dell'opera d'arte, sia anche nella predisposizione a vedere il bello intorno, sia determinato da una forte predisposizione alla sofferenza e al dolore. Perché mi viene in mente, ad esempio, la nascita di Nietzsche, che nella nascita della tragedia analizza, ad esempio, la tragedia greca, quando è lo spirito della musica, comunque, tutti i primi scritti di Nietzsche. Nietzsche si fa questa domanda, dice come mai la recita classica ha forgiato la bellezza negli arti, nel plasmare tanta capacità, diciamo così, estetica, come mai la recita classica ha fatto questo spirito al bollino? E la risposta che si dà è quella di, in qualche modo, per il fatto, lui ha una risposta forse da moderno. Tuttavia dice che secondo lui invece aveva una fortissima sensibilità al dolore, alla sofferenza, allo smembramento di un sia con l'indirizzo, e che per in qualche modo questo grande dolore di smembramento, per riuscire a sopravvivere, per rifar parte di questo grande dolore, si è dovuto creare tanta bellezza per riuscire a vivere. Quindi, come dire, dietro al bello, dietro al l'arte, ma quando semplicemente ci si mette, ci si predispone all'ascolto di un bellissimo paesaggio, sicuramente
quando non abbiamo questa, diciamo, predisposizione di spirito, che è determinata spesso dal dolore o comunque dalla sofferenza, non riusciamo a conoscere Dio. Un altro elemento fondamentale per cogliere la bellezza e la bellezza è quello di avere proprio in maniera molto veloce, perché si salutavamo, ecco,
mi rimanda a vera fortuna, e cioè questo nome che dovrebbe rimandare proprio all'identità, no? Quindi alla figura vera di Cristo. La leggenda è una leggenda medievale, non nella figura dell'eroe, non si rifà al discorso, diciamo, per il tipo dei testi santi, ma è una leggenda medievale. Quando era, diciamo, più sentita l'esigenza di un Cristo materializzato, cioè essere umano, che aveva condiviso con lui l'esperienza umana. Questa sorta di questa immagine, questa fotomodella, che è stata la prima fotomodella veramente della storia, l'avevano appoggiato la Santa Maria della Croce, ha appoggiato il velo sul volto di Cristo e Cristo lo mette a prima di giustamente, ha lasciato un'impronta su questo velo, su questa stoffa. Da lì è nata poi una tradizione sul volto di Cristo che è legato ogni anno di buona. Comunque, sono molto onesto con voi. Però all'origine di cosa c'è in tutta questa storia? All'origine c'è la necessità della materializzazione, del fatto che Cristo in qualche modo doveva aver lasciato un'impronta, perché la sua carne, il suo corpo, no? Su quale è fondamentale credere che lui si sia materializzato, che Dio si sia fatto uomo, un concetto di incarnazione veramente dà il senso del nostro credere. Avremo molte difficoltà. Ecco, questo veramente costituisce una necessità tale per cui è uscita questa storia. È una donna, viene vero di fronte al mondo, è un attimo di pensare alla induzione dell'immagine, cioè questa immagine che appena pensata che si intravede dietro questo vento. Però è molto differenziale questa volta. Questa Veronica, che vogliamo dire questa donna, va bene, non ha messo il velo per, quindi non si è posto in relazione con, ma in chiave estremamente contemporanea, veramente legata alla natura contemporanea, ha fatto del proprio volto l'icona, l'immagine, ha trasformato veramente il suo volto in icona. Perché è incantato all'interno di un'immagine, è già quadro, il fatto che diciamo l'icona ha prima di tutto il quadro, ha uno stato definito come quadro, no? Che può essere quadrato, può anche essere quadrato. Quindi la tela è una cosa che si definisce, non ha bisogno nemmeno della cornice, poi in più c'è anche più della cornice. Ma il fatto che lì veramente diventa una maniera autoreferenziale il fondo della vita. È bello, no? Sì, è bello forse conoscere anche qualche cosa di più di quell'immagine. La conoscenza è qualcosa che ci dà un appagamento, e se la bellezza è appagamento, sicuramente questo è dato da questa immagine. Poi ci sono altri brani in questa chiesa che sono altrettanto interessanti da guardare, sono quelli che stabilmente si trovano qua. E vorrei fare un affronto, vorrei mettere a fuoco anche per voi la realtà di questo affresco che è stato trattato da cui si nota che è dietro le nostre spalle sulla fotografia santa. Questo è interessante. Allora, noi se non siamo esami conoscenti, ci piace più questo affresco che è stato stampato e che in qualche modo è stato restituito, cioè è stato conservato, è stato restituito nella sua quasi integrità, oppure ci piace più la sinopia, cioè un disegno che si scopre appunto staccando la parte inventata, cioè che sinopia si chiama perché è buttata con una matita con un rosso. Devo dire che avvicinandosi a quella sinopia, personalmente, ognuno di voi tra la propria esperienza, mi crea un fascino, mi impone la sinopia
una lettura più dettagliata, mi estrae meno il colore, il rigore del disegno mi cattura, perché anche qui è un problema di conoscenza e di avvicinamento maggiore verso quello che è appunto il soggetto. Che cosa manca alla sinopia? Alla sinopia manca qualche cosa, manca il colore. E da questo punto di vista vorrei appunto suggerire una lettura appunto sulla linea proprio del pensiero filosofico, soprattutto contemporaneo, ma una lettura come può fare una persona che non conosce la filosofia o la conosce molto malamente, perché era molto scolastica, ma sempre da questo autore, Vladimir Yankelevich, che mi era stato consigliato qualche tempo fa, proprio in funzione di questo lavoro che ho svolto, e cioè di docente di arte contemporanea. Allora, mi avevano, sì, un po' più logico, mi hanno detto, guarda che questo è interessante, e si parla su il non so che e quasi niente, questo è il titolo di questo lavoro di Yankelevich, che è stato fatto pubblicato negli anni 50, quindi a metà del secolo scorso. Il non so che e quasi niente. Questo libro è rimasto lì per parecchio tempo, depositato. Poi, ultimamente, sollecitata anche a questo incontro, eccetera, ma forse qualcosa della bellezza deve essere dentro, no? Perché avevo qualche difficoltà in realtà, guarda, mi spaventava, era più abbordabile l'argomento dell'anno passato, cioè lì mi trovavo un pochino più preparata sulla bellezza, mi sento molto molto spiazzata. E allora ecco, ho chiesto un aiuto, no? a questi editori, ma chissà, c'è anche qualche elemento ci possa essere. Bene, ho trovato nella prima parte, soprattutto di questo testo, questo però nasce in Francia, e quindi è nato della francese e vive a contatto con tutta la grande filosofia appunto, che si sviluppa in Francia, però è anche attivo poi durante la guerra, diciamo, dalla parte dei partigiani. Questo è un aspetto di Yankelevich, ma quello che appunto lui approfondisce in questo libro è la prima, ad analizzare e a soffermarsi appunto sul concetto di sciarma. Allora, sciarma è una parola francese che corrisponde, che adesso una volta si usava lo sciarma legato alla idea della fascina, ciò che affascina. E adesso viene occupato di un nome più ingloba, cioè la parola in inglese che ha sostituito, e che in qualche modo è quella, è questo elemento che corrisponde a questo. Che la parola italiana fascino esprime ma fino a un certo punto, insomma. Ecco, lo sciarma dovrebbe avere una origine, una sua etimologia sempre molto testabile della cosa, da Carmen, dal latino Carmen, che è capito, no? Ecco, e quindi è qualcosa che ti attrae tanto, è qualcosa che ti attira, ecco, perché alla base sciarma, vero, e fascino, c'è un esperimento proprio della allora, se mi permettete, leggerei una parte di questo testo dove si racconta proprio questo discorso dello sciarma. Quando non manca niente, manca qualcosa che non è niente, manca quindi quasi niente. Quando noi, se permettete, vi faccio le mie considerazioni importanti della lettura di questo testo. Quando diciamo che è bella della ragazza, no, guardando la figlia di un'altra qualcosa, è un fascino, lo sciarma, quella ragazza è in qualche cosa che è matta. Cioè noi siamo trattati dal punto di vista matta di quello che in realtà c'è. No? Quindi tutto quello che ci viene offerto, poi naturalmente
E il caso di una bellezza perfetta e imperfetta, completa e paradossalmente incompleta, impeccabile e insufficiente in modo così bizzarro, di cui cerchiamo in vano di individuare e determinare il punto debole. C'è una, diciamo, un racconto di Bernardo, questo scrittore austriaco, che si intitola I grandi antichi maestri, ed è incentrato su un personaggio che frequenta per 30 anni il Kunsthistorisches Museum di Vienna e si mette sempre davanti a un'opera, a un ritratto di Tintoretto, per cercare l'errore di questo grande maestro, perché quello che lui vuole individuare è la mancanza, è quello che manca alla bellezza di tutto il mondo. Come ultimo discorso prendiamo lasciare questa assenza amorosa. Questo, e qui c'è una parola greca, più allegro di un poeta, più vaporoso di un pantufo, più diffuso della bruma in un mattino di primavera, più impercettibile della brezza in cui sussurra lo spirito di Dio. C'è una parte dell'Antico Testamento dove si cerca Dio e il tuono e le malattie, eccetera, questo segmento sottile è con Dio. Allora, sciame è più sottile ancora di quella brezza di Dio. Più silenzioso dell'anno della notte, le cui armi palpitano piano nel quinto anno di Peleasso, nella camera della verità, più leggero, infine, di tutte le cose più leggere. È la leggerezza che passa in chi lo sciame. È qualcosa che mi lascia libera e di letteratura nello stesso tempo. Pensate quanto è vincolante il fatto di sentirsi il piatto sul cuore. Invece come la verità che possiamo vedere che nello stesso tempo quella la rete che ci lega alla terra è la condizione più affascinante. Almeno conosciamo quindi il nostro stesso inappagamento, il ragionevole scontento, le limite di disillusione e il inutile sete di un'anima attesa verso le cose inesistenti. Allora attenzione, questo sciame che si capisce dal quasi niente dal nostro piede, che è quello di testizio, sta tra essere e non essere. Ecco, questa cosa non deve essere, non nasce dalla rinuncia del sapere, quindi non nasce dal fascino di ciò che non esiste, ma dalla ricerca incessante di ciò che esiste, senza che non vogliamo forse mai. Per uno spirito, il cuore è la volontà di dire. Dopo tutto, se ci fosse un rapporto tra lo sciame del Forelli, questo musicista, che ha visitato tutti i Peleas, nell'esame del Metter, e i nostri figli di quando è venuto. Allora, questa riflessione mistica, no? Che fa pronunciare al compagno di percorso di Teresa D'Avila, che fa una cosa, che era presentato in questa chiesa stupenda che avete agli scalzi, due giovani santi in stucco che appunto corrono verso ogni cosa, che rimane in giro, siamo in 500 spazi, c'è questo movimento estremo. Santa Teresa d'Avila ha fondato tantissimi conventi, si muoveva continuamente attraverso la Spagna, proprio uscita da questa necessità di fare. Portare avanti il suo discorso. E quando è tutto invece è quello che parla della morte profonda, della morte dell'anima, quando lui è anche stato imprigionato, quindi ha vissuto la prigionia, no? Eppure c'è questa fuga verso questa potenzialità, questa capacità di uscire. C'è qualcuno che ha detto che quando la morte è quello che ha fondato la poesia contemporanea, quindi è il primo che ha vissuto la morte oscura. E in quella notte, in quel dubbio che Dio si rivela, no? Quindi questa non Dio così, no? Scontato, ma anche quello che c'è la ricerca. Io cosa mi fermo qua?
non riusciamo a volte a interpretare quanto sarebbe invece stato interessante quando da tempi sono tirati da diretta da questo. Adesso un attimo di pausa da questi dialoghi ancora con Maonisci che si alletterà con un altro poeta. Dalla fonte torna acqua, mi disse Milano, immergo in essa mani e viso, a provare il gelido petto che ristorna delle labbra. Bagno l'emozione d'anima, ascolto il richiamo della Togliana, tornata alla sua caccia, volo alto. Il cielo è azzurro sublime, l'universo si fa radice in me, muove il piede vero, cercare il passo e andare. Slancio la strada, stretta la mano, apertura alla vita, aiuta ai rumori, e giorno il suo esitare senza timore, camminare sopra il campo del tempo, del pensiero, dei sogni astratti e di quelli ancora più vari, andare nell'immensa corrente del fiume, perché si può aggiungere al mare, è la sorgente che chiama, cercare e poi cercare un sudore estremo che la pelle non c'è e poi clavarsi sulle fontane che tutto il percorso ci rinfresca l'insieme, e i piedi in fondo, possiamo liberare, delimitare, guidarvi fino al sacro altare della passione a cui ci immoniamo. Passo adesso il microfono a Maria Elisa, poi dopo chiuderemo con Silvano il microfono. Nel riflettere di quanto sono trovata a riflettere su questo tema della violenza, è talmente vasto il soggetto, non è semplicissimo. Ora, probabilmente può essere anche sfruttato così partire dall'interpretazione che Dostoevsky pone nel suo libro di Iota, quando dice la violenza salverà il mondo. E la domanda che segue a questo, però, quale violenza salverà il mondo? Ora, nella notte dei tempi, no, diciamo, un luogo è possibile vivere senza la bellezza perché è parte integrante di ciò che nutre il nostro spirito. E già come diceva prima il professore, i greci lo intuivano quando comprendevano il bello con il vero e il buono come una delle categorie fondamentali. Ecco, però diciamo che attribuire, associare il termine di bellezza, felicità, beatitudine alla spiritualità o appunto al cristianesimo non è sempre scontato probabilmente, perché immaginando un mondo cristiano può essere più dominato da un'etica precettistica, no, per fare che il credente deve dire. Ultimamente, in questi ultimi anni, c'è un rinnovato interesse anche, diciamo, nel cristianesimo occidentale nei confronti della bellezza e un recupero di tanti filoni, tra cui accenno solo a questo, che poi non sono sicuramente esperto di queste cose, che comunque appartiene alla spiritualità della Chiesa d'Oriente e che io credo che noi, proprio come cultura, insomma, ecco, come cultura occidentale dovremmo recuperare, ed è quello della filocalia, che è proprio amore della bellezza. Ecco, questa spiritualità si caratterizza in buona parte come appunto filocalia, amore della bellezza. Ora, una bellezza non intesa in modo, cioè non intesa esteticamente, ma religiosamente, cioè è la bellezza
suprema, cioè la bellezza di Dio, che si rivela al cuore dell'uomo e rivelandosi al cuore dell'uomo lo porta alla santità. Quindi poi vedremo anche il discorso della santità come bellezza, non tanto come bontà o come eroica, è proprio come persona bella. E il cammino spirituale è un mondo di bellezza e in tantissime religioni lontane, come dire, dalla nostra, così come culturalmente parlando, e ad esempio anche il buddismo conosce una via della bellezza per superare così il dolore della vita. Volevo proprio ricordare solo due detti, due cose dell'Islam. L'Islam ha tutti belli, sono loro i 99 nomi di Dio. Uno di questi 99 nomi di Dio è proprio il bello, oppure colui che detiene la bellezza. E il momento diceva, certo Dio è bello e ama la bellezza. Poi c'è una, tutto ecco che avrebbe secondo di una mistica molto semplice, sempre esatta, che dice, Dio mio, se ti adoro per paura dell'inferno, bruciami nell'inferno. E se ti adoro nella speranza del paradiso, escludimi dal paradiso. Ma se ti adoro per te solo, non nascondermi la tua bellezza e verdura. Ecco, tornando alla spiritualità cristiana, che ovviamente è direttrice della cultura greca, ma ancora di più ebraica, che sono fonte che sono passate originaria, accenno solo a quello che tutti conosciamo, il primo capitolo della Genesi, e la sua versione, diciamo, sacerdotale, quando dice al principio Dio creò il cielo e la terra, poi Dio creò la luce, Dio vide che la luce era cosa buona, poi va avanti e per 7 giorni Dio vide che era cosa buona. Allora è arrivato l'ultimo giorno, la creazione dell'uomo, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò, Dio vide quanto aveva fatto ed era cosa molto buona. Quindi non c'è imperfezione nella creazione di Dio. Ora, solo questo, accendo solo questo, la lingua ebraica non ha dei sostantivi estratti. L'ebreo parlava di bellezza, di bontà, ma di cose molto concrete, di persone, di situazioni belle, di livelli, cioè è sempre tutto molto interrato, cioè molto concreto. Ora, questo termine, il termine che viene usato, Tov, ha tantissime eccezioni, guardando sul vocabolario ce n'è tanto così, insomma, no? Ecco, però le principali sono sempre quelle che si diceva anche prima, cioè una morale pratica ed estetica, cioè può essere tradotto con buono, con bello e con utile, cioè utile nel senso, non so, quando era, guarda là, dice dite che era buono da mangiare. E questa è sempre la. Quindi nelle varie traduzioni noi possiamo tradurre tranquillamente il dire che era cosa buona con dire che era cosa bella. Cioè Dio dice quanto aveva fatto ed era cosa molto bella. E questa bellezza porta poi il cantico, diciamo, di tutte le creature, i salmi, diciamo, di lode. Ora, questo insieme, parlo sempre dal punto di vista biblico, bello e buono, aggiungiamo anche il vero. La bellezza è questione di pienezza di essere e di vita. Il vero esige che l'essere coincida con il bene. Ecco, e il vertice, appunto, come dicevo prima, sta nella creazione dell'uomo. Ora, l'uomo viene concepito come colui che riflette meglio lo splendore, la gloria e la bellezza di Dio. È interessante, dice, creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ora, questa immagine e somiglianza significa anche questo, cioè l'immagine rimane comunque nell'uomo, nonostante l'uomo sia lontano, nonostante non vive in modo armonico, ecco, l'immagine di Dio rimane, la somiglianza va
tratta. Cioè siamo noi che dobbiamo rendere bella, in pratica, di nuovo, la nostra vita. Cioè l'uomo riconciliato è chiamato a riprodurre la bellezza che Dio gli ha messo. E quindi tornare ad essere, come si diceva anche prima, una persona bella, nel senso pieno, ecco, del termine. Ecco, e il cristianesimo, vabbè, introduce, sappiamo, il concetto di persona e quindi di relazione. Quindi la bellezza è qualcosa che non riguarda il singolo, riguarda tutta la relazione, relazioni armoniche, relazioni di compassione, relazioni di solidarietà e tutto quello che vogliamo, relazioni giuste, di questo si crea la bellezza. Ora, Dionisi la Logica dice che la bellezza genera la comunione, perché a sua volta è generata la comunione. In questo senso la bellezza è una via reale per andare a Dio, che è appunto bellezza e comunione. Ecco, torniamo sempre sullo stesso punto. Ora io ho fatto un discorso, se vi tralascio, perché forse Massimo che no, sul discorso del punto di vista del presente, chiedevo solo questo, è la nostra spiritualità franciscana. Francesco, a parte il canto delle creature, ecco, dove si specchia tutta la bellezza di Dio, il creato, si è creato di franciscana, no? Ecco, per andare a Dio. E oltre al canto delle creature, dove Dio viene dato per le sue creature, cioè attraverso le sue creature e a causa delle sue creature. Però Francesco scrive anche nelle lodi di Dio Altissimo: tu sei benedetta. E scrive questa cosa non quando è appunto davanti a uno splendido paesaggio, sta bene, eccetera. Lui scrive questa cosa mentre sta per morire, reso cieco dalla tricoma, ammalato in una caverna di San Damiano, deciso nel nord di San Damiano, assalito dai topi, e voglio dire, in una situazione che umanamente non ha assolutamente niente di bello. Però lui riesce a, lo vedremo così, ma riesce in questa, proprio attraverso questa situazione, a vedere la bellezza. Ora, per contemplare la bellezza di Dio è possibile a tutti, secondo quanto sempre dalla tradizione orientale, a cui grazie che Francesco si avvicina molto con questo concetto musicale creato, e si può contemplare la bellezza di Dio, delle creature, degli altri, se si ha il cuore puro. Ora, il cuore è una tradizione orientale, un termine fondamentale, cioè implica l'unificazione, no? Di tutte le nostre facoltà, istintive, di volontà, eccetera, eccetera. E Vario Pontico dice che ragionare di Dio lo possono anche gli enti, ma lo vedono solo quelli che sono puri. Cioè, chi ha fatto un cammino di ascesi, di decentramento da se stessi, di superamento del proprio egoismo, da questo litigamento autocentrato, chi piano piano nel cammino della santità, chi si avvesce da questo egoismo, no, che tutti abbiamo, può arrivare a vedere la bellezza in tutte le sue espressioni e Dio stesso anche come bellezza. Quindi soltanto chi è puro di cuore. E anche Francesco dice, le altre puri di cuore, perché il grande Dio sono coloro che disprezzano le cose terrene, eccetera, eccetera. Ora, riuscire, cioè incamminarsi almeno in questa purità di cuore, significa, come dicevo prima, essere trasformati. Quindi passare dalla semplice immagine di Dio alla somiglianza con Cristo, come vedremo, che è il prototipo della percezione umana. E praticamente quindi la bellezza dell'uomo corrisponde alla sua dedicazione, diventare come Dio. E anche Gandhi scrive, che è molto bello, che la bellezza dopo tutto sta nella purezza del cuore. Ora, quindi con il cristianesimo, con l'incarnazione, che appunto si diceva prima, è così fondamentale per noi, nasce in un certo senso una nuova estetica.
di carne. E infatti c'è appunto, vabbè, nel Vangelo di Giovanni, il verbo si fece carne, il verbo di grazia e di verità, cioè di bellezza. Ecco, c'è una contraddizione. Il Salmo 45 dice: tu sei più bello tra i figli dell'uomo. E poi, parlando della stessa persona, il profeta Isaia dice: non ha bellezza né apparenza. L'abbiamo veduto molto sfigurato dal cuore. Allora, come si conciliano queste due cose? Cioè, il verbo incarnato è più bello tra i figli tra gli uomini, ma nello stesso tempo è talmente sfigurato che non si può guardare. Agostino, parlando di come due robe, che pur in contrapposizione ma non in contraddizione, che ricevono i loro suoni dal medesimo soffio e dal medesimo spirito, suonano in modi differenti, suonando in modi differenti, lo spirito ci pone di fronte alla pluralità della vera bellezza, della verità stessa. E dobbiamo poi. Nella spiritualità, il discorso che faceva il professore del dolore è compreso nella bellezza, cioè il bello assume tutto, assume la gloria ed assume Golgota, assume appunto anche le cose peggiori, quando si dice Cristo discese agli inferi, è per risollevare anche la realtà, per rendere bello, edificare anche quello. Thank you.
che sia un paesaggio, che sia un ritratto, mi rendi di porre la questione di vedere, rappresentare quel che vedi, di capire cos'è il corpo. Quindi è una domanda che la fotografia fa. E quindi è sempre la sensibilità nel rapporto con l'uomo. Cioè chi non fotografa non gli viene a fare questa domanda. Ma il cuore con gli occhi dovrà appagare, trovare una ragione vero di chiarezza personale, perché diventa una necessità soggettiva. Chi fotografa invece automaticamente ce l'ha. Il discorso attorno alla costruzione della bellezza che voleva nascere dal concetto di aura di beni. Lui scrive nel libro La fotografia nell'epoca della riproduzione d'arte, cioè dell'opera d'arte nell'epoca della riproduzione automatica, tecnica, della successione. Cos'è propriamente l'aura? Un singolare intreccio di spazio e di tempo, l'apparizione unica di una lontananza per quanto possa essere vicina. Seguire precisamente in un giorno di mezzo, in un altro giorno d'estate, una catena di monti all'orizzonte, oppure un ramo che getta la sua ombra sull'osservatore, fino a quando l'attimo o l'ora partecipano alla loro apparizione. Tutto ciò significa respirare l'aura di quei monti, di quel ramo. Quindi, da lì si avvia il percorso verso la bellezza, perché la bellezza è, dice Sergio, il passo successivo, cioè la rappresentazione dell'aura. Fotografare inevitabilmente risveglia l'innato senso della bellezza. Ci sono uomini che hanno un dono che è quello appunto di rappresentare l'aura che sento in un modo particolarmente intelligente, interessante, attraente. È tutto quello che possiamo immaginarci attorno a un'idea di bellezza. Il gusto personale pertanto diventa decisivo, diventa un tratto identitario, la forma della bellezza del corpo. Voi guardate le immagini dell'autore e troverete sempre quel timbro personale che rende soggettiva la rappresentazione di quel soggetto. La composizione spontanea quindi nasce dall'inconscio incontro, cioè tutti noi, che sono sul piano A, noi viviamo in un mondo di immagini che formano in noi il modo del vedere. E questo inevitabilmente genera degli stereotipi vicini. E qui è tutto un mondo che va interpretato. Dobbiamo arrivare alla composizione, lo sapete, cioè rappresentare le cose attraverso una formazione dei principi della composizione. Quindi superare quello che è dominato per arrivare alla sapienza del vedere. In questo, ad esempio, il ruolo della luce è un ulteriore appoggio e suggerimento, perché è in pratica la chiave dell'interpretazione. La luce è proprio la mano dell'interpretazione, perché lo stesso luce, visto in una luce o in un'altra luce, cambia il senso della percezione. Non parliamo di piccoli che a volte possono parlare da solo. La bellezza fotografica che hanno pertanto all'espressione soggettiva. La foto bella non è più la fotografia di una bella cosa, ma l'interpretazione di bella dentro la cosa. La bellezza fotografica. Susan Sontag in sua fotografia mi colpì subito. Mi mosse in me la chiave della seconda guerra. Scrisse questa frase molto interessante. Nel 1915 Ido Steiner fotografò una bottiglia di latte sulla scala di un centro di una casa popolare.
detiene uno dei primi esempi di una nozione totalmente differente della verità. Perché si entrava a contatto con, come sempre, la presenza di un realismo vero, dove non ci sono più certi stereotipati che portano al bello, ma il bello avviene appunto generato attraverso l'interpretazione moderna, innovativa, espressiva, probabilmente consonante col pensiero contemporaneo. L'immagine tecnica della fotografia è stata un motore della bellezza. Perché? Perché il significato tecnico dell'immagine fotografica ha generato assolutamente l'innovazione. Io posso tenere un'immagine fotografica senza volere, senza guardare, io scatto le occhi. Un'immagine che a volte sorprendentemente mi può piacere più di quella che avrei fatto. Ecco, quindi c'è questo mezzo automatico che interviene nella rappresentazione vero che è reale e che muove il vedere. Quindi l'uomo che ha bisogno, appunto, che era appreso, ha imparato dalle immagini tecniche a vedere il nuovo innovativo in mondo. L'incidente creativo è in pratica il percorso della fotografia, la solarizzazione e tanti modi di vedere sono anche casualmente da artisti che hanno capito la bellezza di un bellissimo che avveniva davanti agli occhi in maniera assolutamente involontaria. Qui è l'innovazione dello sguardo. I legami che la fotografia trattiene con la realtà nella propria immagine sono quattro fondamentali: l'impronta, l'icona, il tempo, lo spazio. La fotografia è impronta della realtà e quindi si distingue dalla cultura. La fotografia è l'icona, è forma della realtà, è il sogno della bellezza classica, della limitazione perfetta della natura. Magari ci fossero i nostri filosofi greci che avrebbero straordinariamente stupiti di questa conquista. La fotografia però è anche il segno di un altro, è segno di un'epoca, di una memoria, è segno anche della sostanza, perché a seconda di come tu, dal punto di vista della ripresa che fai, vedi il mondo da una visione prospettiva. E anche lì tu cambi questo punto di ripresa e cambi l'interpretazione della realtà. Pertanto questi quattro legami che l'immagine fotografica intrattiene col soggetto diventano il territorio della creatività fotografica e anche della generazione della bellezza. Una cosa fondamentale è che perché la fotografia mostra c'è. Questo sovrintende tutto quello che è l'immagine tecnica fotografica, anche quando non è vero. Ed è proprio in questa illusione che viene a generarsi un significato. Cambia l'idea della bellezza in base ai legami che vengono messi in gioco. Cioè l'arte fotografica a volte ha giocato sull'impronta, cioè solo nella traccia, senza guardare nemmeno l'icona. Infatti, quando ti dico, ecco, è vero perché guarda questa immagine, non mi interessa se è bella l'icona. È bello perché io vedo è un aspetto della verità di quell'altro, l'impronta. Ovviamente l'icona, e qui entriamo dentro quello che è il pensiero estetico, è figlia assolutamente figlia della cultura, della modernità, della tecnica. Il fattore tempo, altro elemento dove ad esempio la fotografia concettuale ha indagato e ha generato delle idee di bellezza che sono filosofiche, non sono più legate al corpo, non sono più neanche legate al corpo, sono legate
adeguati dentro a questa variabile e straordinaria che è il tempo. E poi gli altri aspetti della bellezza che possono essere il vedere filosofico, il vedere psicologico. Quindi la fotografia è entrata in uno dei stati del percorso dell'arte e da lì non è che arriva ovviamente del significato tecnico che è stata valorizzata, ne ha preso e condivisi il percorso. Le conquiste della visione fotografica sono il territorio che aveva per dove la bellezza si è trattata. Tutto è nella traduzione del segno naturale di un codice. Il segno naturale che è il senza codice, che diventa tale quando io vado a rappresentare. E quindi lo inserisco dentro la cultura, il vero del vedere, della conoscenza, del comprendere. L'opera fotografica è il territorio nel quale abbiamo l'evoluzione della bellezza. L'opera è il territorio della creatività, è il territorio esistenziale come processo creativo dell'autore, il territorio culturale che diventa scelta finale, cosa, cosa. Diventa territorio dell'espressività, con la scelta corretta, come l'interno. Il genere dell'opera, di fotografie sono almeno tre, la fotografia singola, quindi l'immagine come un quadro, il portfolio fotografico, che è la sequenza di immagini, l'audiovisivo, che mette in gioco altri linguaggi, quello della musica, quello del ritmo, delle immagini con le quali vengono utilizzate. In ogni caso l'opera viene sviluppata nei due classici filoni, che sono il realismo artistico, che ha come tema il rapporto con la realtà, oppure l'idealismo artistico, che ha invece il rapporto con l'immaginario. Quindi, e qua cercavo il portfolio di troverete. Entrambi la struttura della visione si pone sugli archetipi della rappresentazione. In pratica, giocano sempre nel momento in cui io vado a modificare quello che è la realtà, la sorta, la cornice, la twin, la maschera. Non vi posso spiegare se non per i minuti se non l'icona è l'icona formale, la perfezione della forma, usa i principi della composizione e diventa dispositivo visivo, anche se non ha un significato vero e umanistico, perché vive in sé, un senso della percezione. Oppure può essere un'icona narrante, cioè diventare un testo visivo, reale o funzionale. Oppure può essere un'icona concettuale, quindi un dispositivo mentale. L'opera bella si ha un concept convincente, perfettamente realizzato in modo lì. Il concept nasce dalla coerenza, cioè se l'autore ha una consapevolezza concettuale che alla fine va a dare forma, ovvero ad una conferma di un'intuizione che puoi vedere nella forma, che puoi vedere nel pensiero, che puoi vedere da tutti i punti di vista che abbiamo discutendo. Essa va a costruire un'idea scelta. Il tormento artistico della bellezza è quella della finezza di senso che viene data dopo, ma anche a volte generare il fascino del non senso. E qui siamo nel mondo dell'arte, perché è vero uno e è vero l'altro. Concludo. La bellezza è soggettiva, la bellezza è soggettiva e la ricerca di sé. Nel conquistare all'interno della vita, è vero, espressivo, fotografo, man mano che crea un'opera, trova un fuori di bellezza. Nel succedersi di queste opere lui scopre se stesso. E questa è la cosa che avete detto. Parlando anche con Ranzi, è assolutamente vero. Gli stereotipi sono potenti, ma hanno un intervento oggi in particolare, ma sono potentissimi. Possono usare lo sguardo, bloccare, identificare, bloccare la creatività.
La bellezza si esaurisce, è come l'energia. Non si copia, ma si apprende per evolvere. L'arte serve per creare e divulgare la bellezza. La bellezza contemporanea, ultimo e chiudo, la bellezza contemporanea è complessa, perché l'arte si esprime con una notevole qualità di linguaggio. Nel mondo globalizzato ci sono incontri di culture profondamente diverse. La messa in crisi dell'identità e degli appartamenti identitari sembra un dono dominante. Il mondo dell'arte appare alla società costituita come un mondo contro l'identità, un mondo che è trasgressivo, che è libero. Sendo un autore di poteri, di cui il ruolo della critica e quello del creare, la consapevolezza di ciò che stiamo facendo. Le qualità della bellezza contemporanea sono la forma perfetta che desidera vedere l'eternità, perché è superata, e l'altra, che viceversa, che è quella più oggi visibile, che è la valorizzazione dell'usura che pone la vita, della costruzione esistenziale, dell'imperfezione. Oggi il fotografo sa guardare con consapevolezza la morte che appare nelle cose. La cerca, ne è attratto. E qui viene conferma quello che è detto. I mutamenti delle idee di bellezza sono i segni del trovare interiore delle comunità contemporanee. E questo noi dobbiamo essere molto attenti. E anche autori, no? Di tempo d'opera e del nostro progetto. Grazie. Grazie Silvano. Allora, possiamo arrivare alla fine. Non mi ricordo se l'ho detto, comunque un'informazione diciamo, tecnica di servizio. Questa sera la proiezione del Colombo Foto Festival, che dovrebbe essere a San Pietro, in Sagrada di San Pietro, è stata spostata a Palazzo Riva perché il tempo ci ha suggerito questo spostamento. Per cui l'appuntamento che dovrebbe essere alle 21.15 è sempre alle 21.15 ma a Palazzo Riva. Adesso concludiamo con l'ultimo intervento della dottoressa Maura Nisi. Maura, che è un'amica, ci fa questo bel regalo. Non andate via prima di finito, fare la pausa, date un minuto perché vi devo dare una cosa, quindi non fuggite, andate ancora con pazienza. Le poesie hanno tutte le colpe. Appunto, le poesie che abbiamo ascoltato erano tutte di Maura, questo mi fa ulteriore piacere. Grazie a tutti voi, io sono veramente contento perché questo momento per me è sempre quello più emozionante di tutto il festival, anche perché penso che sia quello che fa capire che chi fa fotografia non vive solamente perché ha in mano del maledetto aggeggio che sia digitale o non digitale, ma ci sono tanti altri momenti che lo portano poi con gli occhi a aspettare. Maura. Grazie. Questa cosa Massimo ha deciso di andarsi, diciamo, da Giovanni Pregato, un bellissimo canto, cose che avevo scritto la settimana fa e poi ho proposto al Massimo per dire, però scrivere qualcosa sulla bellezza di tutti coloro che cercano la bellezza. Vale, cercatore di immagini, a sublimare il bello che al tuo occhio piace, che sia molto in dolore o in sorriso, o mano o piede nudo, o albero, o formica al lavoro, o ciò che in luogo e tempi radisce il senso del bello cercare, ascolta l'immagine che fa silenzio intorno a sé,
e il respiro, che agita il pulsare del bene nell'opzione cancella. Grazie. Io ho una cartolina e ci sono quello che Maura ci ha adesso recitato. Da una parte la nostra bellezza, da una parte la bellezza che Maura ci ha dato questa sera. Grazie.